Bene, amici telefono.net, Samsung Galaxy Tab 7.7, questo bellissimo tablet presentato a Berlino da Samsung, ultra sottile perché sono solo 7,89 mm di spessore, 335 grammi, quindi molto leggero, bellissimo schermo anche qua Super AMOLED HD 1280x800 pixel, come vedete senza soluzione di continuità con la cornice, quando è spento molto nero. Posteriore in metallo, quindi una parte posteriore molto bella, ricca, e come vedete questa è la versione solo wifi, quindi non è presente lo slot della SIM, ma qua ho anche una versione 3G con slot per la SIM. È un telefono, quindi chiamata vocale e anche videochiamata classica, infatti cam anteriore da 2 megapixel, cam posteriore da 3 megapixel con il flash LED. Torniamo sulla versione Wi-Fi perché l'ho collegata al Wi-Fi in modo da far vedere la navigazione web. Presente anche la porta infrarossi per far comunicare questo dispositivo con i vari dispositivi domotici che sono in circolazione. Sotto, come vedete, due griglie per gli altoparlanti, la contattiera, e sopra abbiamo lo slot per il jack da 3,5. Molto bella la navigazione web, davvero impressionante sia il display sia la fluidità, molto molto buona. Honeycomb 3.2, torniamo alla home page classica personalizzata da Samsung con questa barra rapida degli strumenti, ovviamente possibilità di essere visualizzato in orizzontale il display. Le applicazioni poi subiranno cambiamenti, subiranno implementazioni, questa è proprio una versione alfa del software, qui valutiamo non tanto le prestazioni quanto le dimensioni, il layout generale del tablet, che sinceramente ci piacciono molto. Vediamo se c'è qualche video caricato. Sì, c'è qualche video, andiamo nei video qui. Proviamo a farne partire uno a caso. Display davvero impressionante. Tanto mentre gira il display, molto buono anche l'audio. Mentre gira il filmato vi dirò che è alto 196,7 mm, largo 133 e spessore, come vi dicevo prima, 7,89. Batteria da 5100 mAh, quindi sicuramente l'autonomia sarà più che buona, ha social hub integrato, Google Maps, tutte le funzionalità dell'Android Market, HSPA+, quindi 21 megabit per secondo di download e anche upload veloce. Anche qua processore dual core da 1.4 GHz, come vedete lo stiamo un po' smanettando mentre gira il video, non ha particolari problemi, ripetiamo, è un'unità alfa quella che stiamo provando quest'oggi, quindi non giudichiamo assolutamente la velocità di esecuzione delle varie dei vari programmi. Qua funzionerà Keys Air, quindi quella la funzionalità via Wi-Fi di Keys, insomma un primo contatto molto interessante per il primo tablet 3.2 che telefona e videochiama. Speriamo di vedere presto un sample definitivo, arriverà sul mercato tra ottobre e novembre. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.